Una serata di Champions, anzi, adesso basta! Una serata di Champions League particolarmente clamorosa, quella a cui abbiamo assistito ieri sera! Ma Mamma non solo per mia. le italiane, ci stiamo riferendo in generale anche alle altre squadre, ad A esempio il Paris tutte. Saint-Germain, la squadra dei fenomeni! Ma ci arriviamo con calma, Andiamo per ovviamente. gradi. Andiamo per gradi perché qui ovviamente in questo contenuto analizzeremo soprattutto la situazione di classifica di Inter e Milan, no? Per i risultati maturati Certo che sì. nelle partite di ieri sera, però in generale dobbiamo rapidamente buttare un occhio anche alle altre. Salutiamo. Ciao, ben ritrovati a tutti, ragazzi. Buongiorno, buona colazione, buona mattinata, buono studio, buona università, buon lavoro, l'ho detto, buona didattica a distanza, buon tutto quel che farete, anche se non farete una beata minchia, perché lo sapete ormai, è lo slogan dei video delle 7 del mattino e vi chiediamo di continuare a supportare questi contenuti con tantissimi mi piace, se volete che continuiamo a portarli di mattina. Assolutamente Iscrivetevi e sì. attivate la campanella così vi perdete mai le notifiche. Ci abbiamo un secondo e un terzo canale YouTube, un altro de calcio parallelo, uno non de calcio, trovate tutto in descrizione oppure semplicemente cliccando qui. Qui. Io vado molto molto rapidamente, Sì. ma proprio una situazione rapida. Besiktas, Borussia Dortmund, Bellingham e E Haaland. Haaland che strapazzano. Il Besiktas, come si chiama Lo squadra? sceriff, lo Lo sceriff. Sheriff che batte lo Shakhtar 2-0, ragazzi miei. E Mamma mia. ovviamente è una situazione del girone che interessa all'Inter. Assolutamente Molto sì. molto particolare. Sconfitta inaspettata. Ma sto sì, Saint-Germain che pareggia 1-1 col Club Brugge, i Galacticos della nuova era Le calcistica. Galactic. Ragazzi miei, hanno fatto 1-1. 1-1 con uno squadrone, cioè non ci doveva sta partita. Non mi venite a trovare scuse, No, stronzate, cazzi e io mazzi, perché no. Herrera porta in vantaggio il Paris Saint-Germain, Arriva il pareggio risponde de il Club Vanagen. Brugge e poi. Buonanotte suonatori, ma se andiamo a guardare il dato statistico, seppure un possesso palla superiore del Paris Saint-Germain, Sì, però a quanto Club pare Brugge ha i tirato di tiri più. sono a favore del Ok. Club Brugge, che non è un dato non da poco. Molto È un dato non da poco. rapidamente, City Lipsia 6-3, Mamma mia, partita ragazzi. pazzesca, e Sporting Ajax 1-5. Sì, infatti delle partite delle 9 c'è un piccolo dato Tre statistico. Cioè, partite, 66 gol. le prime tre, Atletico Madrid-Porto 0-0, Club Brugge-Paris Saint-Germain 1-1 e Inter-Real 0-1, quindi 3 gol in 3 partite. Poi Okay. Di cui era 0-0. 3 a 2, 6 a 3, 1 a 5. 20 gol, In tre 20 partite. in 3 Va partite. bene. Ok. Torniamo sulla situazione ovviamente Inter e Milan, che è quella che più interessa, no? I Sì. tifosi italiani in generale. Ovviamente, Per ovviamente. quanto riguarda Inter e Real Madrid, io molto molto rapidamente ovviamente vado a dire, cosa che non abbiamo detto ieri sera, che lì, ma in realtà l'abbiamo detto tra le righe, l'Inter è stata particolarmente sfortunata. Sì. Una situazione, ragazzi miei, ma questo è anche il calcio, no? Basta veramente la singola situazione. Hai fatto una partita di controllo alla fine, perché lo possiamo dire, l'Inter ha creato più occasioni, Ha quindi creato tanto, sì, meritava di passare assolutamente. in vantaggio, ma la legge del calcio è questa: quando sprechi troppo e non la butti dentro con un Courtois che comunque è stato decisivo, arriva poi la beffa. E ti arriva Assolutamente. da Real Madrid, quindi ancora peggio perché tu in casa tua stavi, tra virgolette, no? Tenendo botta, gestendo la situazione contro una Diciamo squadra che è che titolatissima in Champions League, allora la più titolata. possiamo dire sicuramente che l'Inter, se fosse riuscita nell'impresa di prendersi 3 punti, Grandissime possibilità di passare sarebbe al turno. stata la cosa ideale. Ma perché poi in casa ti togli di mezzo il Real Madrid, cioè quindi prendi 3 punti contro una tua direttissima concorrente, e poi vai là però. Cioè, quindi c'è possibilità che in casa del Real Madrid tu possa perdere questi 3 punti che hai guadagnato però all'andata. Questa è una botta psicologica negativa alla I fine. 3 punti però Perché in casa hai creato, non ma sono zero punti. arrivati, e per l'Inter non sono arrivati, anzi, tra l'altro arriva pure la beffa perché crei sprechi e il Real invece poi Subisci. ti purga all'ultimo, al 90esimo praticamente. Rodrigo la butta dentro con Sì. assist bellissimo di Camavinga. E subentrati tutti e due, però ragazzi, questa è la legge del calcio: c'è chi spreca, chi no. Il Real Madrid non spreca, lo sappiamo. Le squadre di Ancelotti sprecano ben poco quando gira tutto bene. Ancelotti non è uno che fa tiki-taka, che crea Esatto, 700.000 occasioni diciamo da che è rete, allenatore abbastanza vecchio stampo. pragmatico, Sì, definiamolo assolutamente. Come così. ce ne sono tanti altri in E quindi realtà. assolutamente, però il Real intanto se Si prende via tre tre punti punti. fondamentali, perché prendere 3 punti a San Siro non è mai facile, e zitto zitto si mette in scia dello sheriff a Tiraspol. Tiraspol. Ragazzi miei, Tiraspol. te posso dire, il passaggio del turno dell'Inter ormai non dipende più.
da come giocherà con Real Madrid in casa loro, ma lo Sheriff Allora, deve fare le sue partite ormai, anche forse all'inizio, no, pensandolo, uno dice, vabbè, ce la può fare l'Inter arriva a seconda, guardando e recriminando, l'Inter avrebbe potuto anche, potrebbe ancora clamorosamente arrivare prima, però mo diciamo che deve ragionare più sulle Allora, altre. cominciare con una sconfitta in casa non è mai semplice. Beh. Per fortuna da una parte è arrivata contro il Real Madrid, perché fosse arrivata una sconfitta in casa contro Shakhtar o peggio ancora Afa, contro Sheriff, Afa, no, no, la no, sconfitta perché avrebbe pesato di più. Afa, per come si è messa la partita, no, Ma assolutamente perché no, no? Ma perché perché se la no? stavano quasi a porta a casa, Ma cioè. no, ho capito, ma tu vuoi mettere che la sconfitta ti arriva con Real Madrid? Mo, Ma sì, su quello al sono di là di d'accordo come è con te, andata? però, cioè, c'avevi il controllo della situazione, stavi quasi per passare in vantaggio, cioè, hai avuto le E non possibilità, ce ti l'hai ritrovi con fatta. pugno di mosche, E hai ok. rimesso tutto in gioco, ma Allora, mi anche. vuoi dire che puoi recriminare E sulla partita singola? certo, Però se io vado a certo. guardare la situazione del girone, mi aspetto che l'Inter faccia 6 punti in casa contro Sheriff e contro Shakhtar, quindi 3 punti e 3 punti, piuttosto che 3 punti contro Real Madrid. Ma poi le Cioè, le cose partite. aspettate più così. Sì, ma quello lo fai a bocce ferme prima. Poi, dal momento in cui tu la partita te la giochi e vedi quello che stai a fare, e beh, a livello mentale la botta la prendi, la Sì, la subisci, prendi, ma fino ad un capito? certo punto, perché tu stasera Devono essere bravi a reagire. hai dimostrato Devono essere Inter bravi a che con il reagire. Real Madrid te la puoi giocare. Se te la puoi giocare contro il Real Madrid, puoi giocartela Sheriff e tranquillamente Shakhtar, devi contro mangiare a Sheriff e colazione. Shakhtar. Non voglio dire che ti rimangi a colazione, perché stai pur sempre in Champions, e te lo dimostra proprio la partita tra Sheriff e Shakhtar stasera, Certo. che contro ogni pronostico al debutto assoluto in Champions, se non mi sbaglio, lo Sheriff ti tira fuori Certo. la partita perfetta contro lo Shakhtar, quindi non puoi mai dare nulla per scontato. Però ragazzi, l'Inter ce la può fare, non bisogna disperare. Dobbiamo vedere ovviamente anche che cosa è successo nel girone del Milan. La partita del Milan lo sappiamo tutti come è andata a finire. Purtroppo per il Milan non è finita. Risultato però, non so, no, secondo me è un buon risultato alla fine per la sconfitta maturata del Milan, Io dici perché in che modo? l'Atletico e il Porto hanno fatto 0-0, quindi Sì. tu non metti, siccome avesse l'Atletico, fosse l'Atletico, scusatemi, riuscito A a vincere contro vincere, l'Atletico, tu ti ritrovi contro con 0 punti insieme al Porto e con due squadre che già le più forti sulla il Porto. carta. Con 3 punti di vantaggio. Ecco, Ho quindi capito. tu il tuo cammino per provare a passare lo devi fare e devi Diciamo, provare a scavalcare una delle due, quindi. sarebbe stato molto più complicato, ovviamente. Cioè, avessi vinto una delle due, come detto tu nell'ipotesi, ancora peggio sarebbe stata la vittoria dell'Atletico per il Milan. Non è successo, per fortuna, pareggiano, quindi il Milan si ritrova sì ultima Sono quelle che ancora adesso. devi affrontare, quelle che hanno pareggiato tra Devi di ancora loro. affrontarle, quindi se riesci ad imbastire una serata forse un pochino più coraggiosa rispetto soprattutto al primo tempo che il Milan ha Molte fatto voglio chiedere una cosa che mi sono scordato contro nel il post Liverpool, partita. adesso ci arriviamo, se riesci ad imbastire un pochino di coraggio in più, ad essere un pochino più organizzato e pronto contro squadre di questo calibro, secondo me il Milan può dire la sua. Non sto dicendo che il Milan può passare il turno, perché ragazzi, il È girone proibitivo anche in è vista della sconfitta. difficilissimo, è difficilissimo, però come ho detto prima per l'Inter, mai dire mai, può succedere qualunque cosa. L'inesperienza di questi ultimi anni del Milan, no? Tanti In anni, Champions, la tanti anni fuori dalla Champions. partenza così, no? Così scattante, così aggressiva, così predominante del Liverpool ha pesato secondo te? Secondo me sì. Cioè, Ha secondo me il Milan l'ha pesato. sentita a livello mentale. Poi si sono sbloccati, hanno fatto due gol nel giro di 2 minuti. Esatto. E poi, però, ragazzi miei, il Liverpool, diciamo che secondo me ha fatto prevalere proprio questa maggiore esperienza in Champions League degli ultimi anni, no? Ma non Poi in solo. casa loro non è più quella situazione Milan-Liverpool che ricordiamo di tantissimi anni fa. Il Milan nel frattempo, ragazzi, Certo sono no. state stagioni veramente difficili dal punto di vista europeo per i Esatto, rossoneri. Quindi esatto. secondo me in parte questo ha pesato, no? L'atteggiamento Allora, ha mentale. pesato in generale la lunga assenza del Milan dalla Champions League, ma soprattutto nella partita in questione, cioè quindi in Liverpool-Milan di ieri sera, ha pesato tantissimo, secondo me, proprio la partenza a razzo del Liverpool e praticamente 40 minuti di De controllo fuoco, totale del no, di Liverpool. assedio totale più che di controllo. Col Sì, Milan perché che di controllo e faceva, assedio, provava. esatto, però il problema è questo: se tu comunque i primi 40 minuti li gestisci totalmente, per quanto poi il Milan A in livello mentale, 5 dici quelli ci minuti, fanno per male. quanto il Milan Sono in stati 5 bravi. minuti ti riesce a ribaltare addirittura, cioè da 1-0 diventa 1-2 e chiudi il primo tempo in questo modo,
quando il Liverpool rientra in campo, rientra con lo stesso spirito con cui ha cominciato la partita. E là è l'esperienza che fa la differenza, secondo me. Assolutamente sì, l'esperienza innanzitutto dell'allenatore Klopp in questione. Che senza occhiali io non lo riconosco, sembra un altro Cristiano. Vabbè, ok. No, Ronaldo. Quella è un'altra cosa. Però diciamo che l'allenatore che... con Liverpool ha dimostrato abbastanza, certo. Quindi ha improntato subito il secondo tempo, qualcosa diciamo ha improntato pure nei giocatori, gli ha detto ragazzi rientriamo come siamo entrati anzi nel primo tempo, secondo e i gol vengono da sé. Secondo me gli ha fatto vedere statistiche, perché oggettivamente parlando sembravi tu a PES, quando giocami io faccio 97 tiri, tu fai due tiri, tu go, tu di solito vinci. E io di solito vinco. Qua evidentemente Liverpool è stato più bravo di me, a livello mentale l'ha gestita, non so, sono innervosito, io mi innervosisco, comincio a tirare i santi, no, e se te innervosisci poi ovviamente quello sporco scavoli. Gioco psicologico a me che non c'ho quell'esperienza in Champions, poi prende il sopravvento. Il Liverpool è stato lineare, è stato però alla fine secondo me ha meritato assolutamente la vittoria. Allora se vai a guardare i 90 minuti nel complesso, non possiamo dire che il Milan potesse meritare il pareggio, perché comunque raga, obiettivamente il Liverpool ha fatto un'altra partita, perché poi il Milan rientra nel secondo tempo, gol annullato per fuorigioco se non mi sbaglio a Kier, ma poi ragazzi oltre a quell'occasione non ricordo nulla del Milan, quindi Liverpool che ha ricominciato a macinare, arriva il gol del pareggio di Salah, ricordiamo che ha sbagliato con il rigore nel primo tempo. Sì, chi era, Henderson o Robertson? Henderson il secondo. Robertson se ne era magnato uno, se non mi ricordo male. Terzo gol di Henderson, tra l'altro meraviglioso, bellissimo, di controbalzo da fuori area. Milan che può fare Florenzi ben poco. Forse un pochino in ritardo sull'uscita, forse visto che lo rincorreva, so. Ma non so le marcature, ma come quello, stanno messe. Henderson ha pescato il jolly, esatto. Cioè, ha pescato il jolly dal mazzo, non ci poteva fare niente, ha tirato proprio. E situazione, qualificazione ovviamente, ottica almeno secondo posto per l'Inter, molto più semplice guardando come ha giocato l'Inter. Per il Milan ragazzi, seppur c'è stato quello sprazzo in cui è riuscita a ribaltarla, se complica secondo me molto di più, deve essere un Milan molto corsaro, un Milan che non si può più permettere di sbagliare, cioè parliamoci chiaro, deve provare veramente a fare dei risultati pesanti, servono vittorie ovviamente per passare al girone, non ti puoi permettere di pareggiarne altre, col Porto è fattibile ma potrebbe non bastare, perché ovviamente ragazzi il primo o il secondo posto ti regala gli ottavi, e un terzo ti regalerebbe l'Europa. L'Atletico invece dipende come lo prendi, cioè dipende in che giornata lo prendi, perché l'Atletico subisce poco, come quello di questa sera, magari contro il Porto è fattibile, ma se lo becchi in quella serata in cui la difesa è granitica, appena ti riparte te bucano, esatto. Raga, allora l'Atletico è ingiocabile. Noi ve lo diciamo perché siamo persone oneste, non è che vi diciamo il Milan passa, perché è impossibile, secondo se noi, è molto difficile. Una percentuale la vuoi? La devo buttare là? Dopo questa sconfitta? 15%? Facciamo un 25. 25 proprio per essere buoni? Ma guarda, passa e vince tutto a punteggio pieno. Io me lo auguro per voi, ragazzi. Però se il Milan deve essere. Se devono incastrare parecchi fattori. Anche a livello mentale, secondo me, deve un po' liberarsi da questo peso di sentirsi inferiore perché è rientrata da poco in Champions e perché davanti c'ha delle corazzate che hanno molta più esperienza negli ultimi anni. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali. Vi auguriamo una buona giornata. Ci vediamo domani. Ci vediamo più tardi con un nuovo video. Ciao, ragazzi. Ciao, regà.